Pregherei di prendere posto, grazie. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla Lectio Magistralis di Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane e membro dell'Alto Consiglio della nostra scuola. E anche e soprattutto al nostro amico Davide Gavosto, il direttore della Fondazione Agnelli, già in passato con un'esperienza importante l'ufficio studi di Banca d'Italia, poi come capo dell'ufficio studi della Fiat ed oggi in un percorso quasi lineare direttore della Fondazione Agnelli. E l'incontro di oggi si inserisce all'interno del corso di alta formazione le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale che è stato inaugurato dal sottosegretario Baranchini e da padre Benanti. È un tema che per noi è molto importante, essendo una scuola che ha l'obiettivo di mettere al centro un patto per le competenze tra settore pubblico e privato e quindi portare al centro della strategia nazionale i temi più importanti che riguardano quelle nuove, le cosiddette tecnologie così dirompenti. Non potevamo esimerci dal trattare questa importante materia. Sappiamo che è una tecnologia pervasiva, è una tecnologia che ha un impatto sistemico, è anche una tecnologia che non si rivolge solo agli esperti ma che ha un'ampia diffusione dal punto di vista cosiddetta della democrazia, della digitazione democratica. Però altresì pone questioni di grande rilievo, soprattutto quando l'intelligenza artificiale è utilizzata per la formazione delle competenze, per il trasferimento del know-how, quando vengono coinvolte aziende che sono di interesse strategico nazionale. Quindi il valore della formazione delle competenze, il loro aggiornamento e il trasferimento, soprattutto quando c'è un ruolo importante dei privati, assume un ruolo di interesse nazionale. E quindi oggi ne parleremo appunto con Matteo Del Fante su appunto questa lezione che riguarda proprio il tema delle strategie aziendali, dell'interesse nazionale. E quindi Matteo ti do la parola, ma prima voglio ringraziarti non solo per essere oggi qui e aver dato la tua disponibilità, ma da 10 anni, dal 2013 che Matteo in qualche modo si rende disponibile, già dai tempi quando era in Cassa Depositi e Prestiti nel suo ruolo di responsabile del social housing e poi negli anni successivi. Quindi oggi Matteo, questo tuo give back to the society ha fatto sì che nei piccoli mattoncini nel corso di questi 10 anni oggi siamo diventati una fondazione. Quindi grazie perché appunto questa casa è anche una casa comune e dobbiamo anche a te. Quindi è importante anche per i nostri leader, per i nostri giovani, capire come la testimonianza di un semplice seminario fatto tanti anni fa, nel percorso che si è dato, le parole diventano azioni. Oggi queste azioni noi le abbiamo in qualche modo sostanziate grazie a lui e a tante altre personalità che fanno parte della nostra scuola. Quindi grazie due volte e ti cedo la parola. Prego Matteo. Grazie innanzitutto per l'invito. Non è una lezione magistralis perché non ne sarei assolutamente all'altezza. Sono alcune riflessioni su un tema importante come quello dell'intelligenza artificiale o l'AI e come questo strumento si va a intersecare con il percorso di crescita di un'azienda molto presente e pervasiva come Poste Italiane. In questi, proprio mentre siamo qua, si stanno finendo le operazioni di scrutinio per il nuovo Parlamento europeo e credo che uno dei primi temi che si troveranno ad affrontare saranno discutere le varie proposte legislative su come adattare lo sviluppo del nostro continente accanto allo sviluppo dell'intelligenza artificiale dentro l'alveo dei diritti e delle prospettive di crescita dell'Europa. Ovviamente in un contesto di deglobalizzazione, frammentazione fra macro aree
anche su temi di approvvigionamento delle risorse tecnologiche, e dove una nuova indipendenza strategica europea, italiana, diventa importante, è chiaro che la tecnologia finisce immediatamente al centro, credo, dell'agenda della prossima Europa. Sempre per rimanere in ambito istituzionale, due settimane fa, no, il governatore della Banca d'Italia, nella sua prolusione annuale sul 2023, ci ha ricordato come due lavori su tre saranno colpiti dall'introduzione dell'intelligenza artificiale. Ci sono ancora questioni aperte sul ruolo dell'innovazione come copilota o come sostituzione della presenza e dell'attività umana, ovviamente con la speranza che l'AI diventi un elemento che aumenta la produttività del lavoro, che come sapete è uno dei grandi temi all'attenzione dell'Europa, in particolare dell'Italia, in termini di gap rispetto sicuramente all'Occidente e agli Stati Uniti. L'AI ovviamente avrà un ruolo fondamentale per il paese, e Poste, se ci pensiamo, è come un luogo, un laboratorio naturale per testare e creare una connessione tra l'intelligenza artificiale e i vari servizi in cui la nostra azienda è presente, considerando che noi è come se vedessimo l'introduzione della tecnologia e quindi anche dell'AI, sia quella visibile che quella embedded, meno visibile, come un bene pubblico del quale tutti i cittadini hanno bisogno, hanno diritto e hanno bisogno, e quindi noi il supporto al lancio di SPID, a tutte le attività che facciamo per supportare la distribuzione di prodotti digitali da parte dello Stato, ci sentiamo proprio sulle spalle questa missione specifica, perché questo è un passaggio secondo me molto importante. Intanto non so se si riesce a girare la presentazione, grazie. Ecco. La differenza tra un bene pubblico e un bene privato è ovvio, no? In economia il bene pubblico è il bene del quale hanno diritto di poter usufruire tutti i cittadini. Se il bene pubblico in questione è un prodotto digitale che la pubblica amministrazione offre a tutti i cittadini, è ovvio che un prodotto digitale che la pubblica amministrazione offre a un cittadino non può non essere un bene pubblico. Tutti i cittadini hanno diritto di ricevere quel servizio digitale da parte della pubblica amministrazione. E questo noi l'abbiamo capito un po' di anni fa, e abbiamo capito che uno dei ruoli della nostra azienda era proprio quella di essere quello strumento che permetteva di rendere veramente, genuinamente pubblico quel bene, quel prodotto che la pubblica amministrazione metteva sul mercato a favore del cittadino. Noi abbiamo fatto, non è questa la sede per fare, come dire, spot commerciali, però nei due anni che sono stati a cavallo della pandemia abbiamo rinunciato, qui testimone presente la mia presidente Bianca Farina, quindi una decisione che prendemmo insieme, e noi non abbiamo rinunciato, Posta ha rinunciato a 300 milioni di ricavi, perché abbiamo deciso che il bene pubblico identità digitale dei cittadini dovesse essere fornito gratuitamente, e il rinunciare a quei 12, 13, 15 euro a cittadino quando lo chiedeva per
20 milioni di cittadini che l'hanno fatto in quel periodo sono quella rinuncia di cui... E quindi è molto importante dal punto di vista di Poste centrare questo ruolo e in particolare nell'intelligenza artificiale, quando noi abbiamo delle curve, come vedete qua abbiamo rappresentato diversi fenomeni che sono sempre esponenziali e sempre molto veloci. Qui 3 anni fa, se ci pensate, parlavamo di AI come una frontiera nuova, qualcuno parlava di machine learning. Oggi, 3 anni dopo, mi fa piacere citare un libro di Jacopo Pantaleoni, The Quickest Revolution, la rivoluzione più veloce, molto interessante perché lo scrittore ha una grande esperienza dell'utilizzo delle AI in ambito visuale e voi sapete che l'ultima spinta tecnologica delle AI non viene dal potenziamento diciamo del cloud digitale, ma dell'utilizzo dei transistor, delle metodologie di intelligenza artificiale visiva applicate fuori dall'ambito grafico. E lui parla di una vera e propria terza rivoluzione industriale e la vuol vedere, e l'ultima parte del libro vi invito a leggerlo, è molto interessante, come un'occasione per un'espansione dei mercati dove si arriva a nuovi mondi, come abbiamo vissuto nuovi mondi con la tecnologia nelle prime 2 rivoluzioni industriali, e arriva anche a proiettarci e a darci delle idee su quello che sarà poi anche l'applicazione dell'intelligenza artificiale anche nell'ambito del metaverso. Lui parla di sfide, ci sono sicuramente, io condivido, sfide che riguardano l'erosione dello spazio umano nell'ambito delle decisioni e della trasparenza dei processi, come se l'intelligenza artificiale diventasse una specie di scatola nera di algoritmi. E questo, prima di essere un tema tecnologico industriale, è forse anche un tema quasi legislativo barra democratico. La forma in cui si stanno sviluppando le piattaforme e le soluzioni di AI sono immagine e somiglianza di chi le crea oggi, non seguono indicazioni diverse dalla tecnologia residente o dalle esigenze di chi sta creando questo strumento. È di questi giorni la notizia che esporre a tecnologia in maniera, come dire, disruptive, in maniera con un salto, è successo in Brasile, dove hanno collegato delle tribù in Amazzonia tramite Starlink di Musk per un anno, gli hanno dato tutta la tecnologia del caso, poi sono andati a vedere come avevano reagito questi amazzoni e erano, diciamo, un attimino spaesati, perché troppa tecnologia tutta in una volta non avevano, diciamo, gestito, e questa è una notizia che abbiamo preso dal New York Times. Quindi dobbiamo fare in modo che la tecnologia che entra diventi uno strumento di evoluzione e di affrancamento della nostra vita, ma della quale però manteniamo il controllo, e questo è il passaggio importante. Tornando al libro The Quickest Revolution, se disegnata bene e regolata adeguatamente,
come uno strumento di espressione e come un aiuto alla conoscenza umana e alle nostre capacità individuali e collettive, l'AI umana ha il potenziale di continuare a supportare la nostra creatività e benessere, sia nel mondo reale che in quello virtuale. Continueremo a creare anche attraverso le nostre referenze. Quindi io vorrei partire da questa, diciamo, accezione positiva, cauta, ma positiva, per calarci un attimo nel mondo di Poste e poi magari lasciare qualche minuto alla fine su per delle domande, se i nostri... Allora, l'accelerazione è fuori discussione. Cos'è che rende questo passaggio diverso con altri fenomeni di cambiamento che abbiamo vissuto, diciamo, negli ultimi almeno noi 40-50 anni? Se pensate che, allora, fin dall'inizio dei suoi primi, diciamo, albori, l'intelligenza artificiale, facciamo riferimento a studi sulla cibernetica di 40-50 anni fa, era una rappresentazione mimetica, speculare, di quello che faceva l'esperienza umana, cioè un computer che provava a fare qualcosa di simile all'essere umano. E non a caso, se ci pensate, oggi nelle interfacce si cerca sempre, no, di ritornare all'uomo. Ricordate quello che è successo, no, con OpenAI e la causa, insomma, il problema che hanno avuto nello scegliere quella attrice come voce, no, copiandone la voce e poi finendo nei problemi. Però il risultato, cioè l'obiettivo qual è? Quello di avere un qualcosa che imita l'uomo. Questa tecnologia sta diventando sempre, sempre più forte, sempre migliore. È inutile vi faccia esempi che sono noti a tutti: duplicazione di voci, gli accenti, e in teoria anche tutto quello che può venire in negativo da quel tipo di capacità. Però tutto ciò ci porta sostanzialmente a dare, è come se dessimo dei poteri a noi stessi tramite l'intelligenza artificiale, che in qualche maniera dobbiamo assolutamente controllare. E vi dicevo di andare, no, sull'ambito del controllo e poi arriviamo a Poste. Sicuramente un grande passo avanti è stato fatto a marzo dell'anno scorso con la pubblicazione dell'AI Act. In Italia ci sono diverse iniziative sotto la spinta del Dipartimento della Trasformazione Digitale. Di seguito si è creata anche una fondazione per l'intelligenza artificiale con sede a Torino, e con adesso l'EU AI Act e con gli altri grandi temi collegati alla transizione tecnologica come l'euro digitale, l'identità digitale, il tema della cyber security, della trasparenza sui dati, si aprono effettivamente nuovi spazi. E veniamo, no, ai nostri numeri e il nostro spazio. Abbiamo qualche settimana fa presentato un nuovo piano industriale. In questo piano industriale abbiamo cercato di, da un lato, far capire quelli che sono gli utilizzi e i risultati di utilizzare l'AI. Quindi, ovviamente, come tutte le aziende, siamo in un business di fare cose. Fare queste cose, seguire questi processi con l'AI
chiaramente ti fa funzionare meglio, e quindi questo in teoria lo dovresti vedere già dai risultati, dal conto economico. Abbiamo avuto per la prima volta anche la volontà bianca di fargli capire che fare quelle cose richiedeva dietro tanto utilizzo dei numeri, perché ovviamente il fatto che un cellulare ci dia tutta una serie di servizi, è un mini computer, ci fa ignorare a noi non tecnici che dietro c'è tantissima tecnologia. Quindi per noi è stato importante in quella sede comunicare: guardate che dietro quello che vedete, che è l'interfaccia, che sono le attività di Poste, c'è un grandissimo utilizzo dei nostri numeri e dei nostri dati. Quindi banalmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo comunicato quanta capacità di computer utilizziamo dentro Poste, è venuto fuori, dividendola poi per il numero di italiani, che è come se noi avessimo un laptop dentro Poste per ogni italiano che c'è come capacità. Siamo ovviamente i più grandi utilizzatori di cloud del paese, e vi farò vedere alcune idee oggi di come stiamo cercando questi dati di utilizzarli in maniera sempre più intelligente, perché abbiamo chiamato il piano la società piattaforma, The Platform Company, perché il fatto di avere tanti clienti e tanti prodotti e utilizzare, scusate se banalizzo, bene i dati e le informazioni relative ai nostri clienti, è chiaro che ci mette in una posizione molto forte anche dal punto di vista competitivo rispetto ad altre aziende che hanno sicuramente meno clienti, spesso meno prodotti e molto spesso non le nostre competenze tecnologiche. Quindi questa è proprio la pagina che ho ripreso pari pari dal nostro piano industriale, dove abbiamo fatto vedere che siamo nativi su cloud su buona parte dei nostri applicativi, che abbiamo questo modello di utilizzo di dati che si chiama Data Mesh, che è molto, molto, diciamo, avanzato. Le Poste francesi fecero un piccolo un tweet o qualcosa del genere, il capo dei sistemi, 2 anni fa, dicendo: lo utilizzano Poste italiane da 2 anni, dobbiamo farcela anche noi. Erano 2 anni fa. Abbiamo fatto molte acquisizioni nel settore, perché ovviamente ci sono piccole aziende in Italia che hanno competenze informatiche importanti. Abbiamo investito 5 miliardi in tecnologia in questi 7 anni, e crediamo che la tecnologia non solo ha la necessità di essere con grande capacità computazionale al centro, ma debba migrare anche in periferia. Se voi pensate adesso non va più tanto di moda, ma 3 o 4 anni fa vedevate quei video del supermercato di Amazon, no? Amazon Go, qualcuno di voi lo ricorda? Amazon Go, entri, viene identificato, al tuo viso viene associata una carta di acquisto, una carta di credito che hai legata, prendi le cose dagli scaffali, le metti in una busta e esci. Perché, ecco, pensate quanta capacità computazionale ci deve essere in loco per far girare su 100 clienti contemporaneamente tutti gli algoritmi. Quindi sì, le telecamere le metti sopra e possono essere quante vuoi, ma poi quell'immagine che rileva il riconoscimento facciale, che va a associare l'oggetto, il conto, devono girare su server che non possono essere centrali, lì non li puoi mettere sul cloud, tu devi avere capacità computazionale lì, perché tutto deve avvenire con una latenza bassissima in loco. Quindi noi creiamo e crediamo che con una serie di progetti, ora non mi voglio dilungare, portare capacità computazionale in loco è complementare ad avere capacità
di storage invece centrale con il cloud. Questa è la nostra piattaforma. Ormai anche nei servizi di logistica l'intelligenza artificiale è sempre più presente a livello predittivo. 2 anni fa vedevamo negli Stati Uniti a Seattle e non era nemmeno Amazon il modello. Voi pensate, in questo momento puoi modellizzare tutte le merci che girano di una grande azienda e legare con modelli predittivi informazioni che tu catturi dai social. C'è uno sciopero in un determinato porto tra 2 giorni, tu sai che tra 2 giorni devono arrivare determinate navi in quel porto, allora automaticamente il modello ti elabora le alternative a utilizzare quel porto e finché in tempo ti ridirotta la merce in un altro porto, facendoti vedere: guarda, ci metterai un giorno di più e ti costerà il 50% in più, opzione 1, oppure puoi andare via aerea. Quindi oramai c'è una capacità di analisi dei dati. Il grande salto che ha fatto il più grande operatore di logistica oramai al mondo, che è proprio Amazon, dopo il Covid, voi ricordate, durante il Covid aveva fatto grandi investimenti perché i volumi erano più che raddoppiati. Questo aveva penalizzato la loro base costi post-Covid, quindi chi ha seguito un po' le vicende dell'azienda, gli investitori hanno detto: no, ma tu hai investito troppo, ma che sei diventata un'azienda, prima di no, un'azienda internet, adesso sei un trasportatore. E quindi loro a quel punto hanno provato a modellizzare tutti i loro flussi e non ce l'hanno fatta. Però hanno fatto una serie di algoritmi che sono riusciti a, che hanno permesso all'azienda di anticipare i flussi sulla base delle previsioni di comportamento, cosa che noi più o meno sapevamo già, no? Cioè noi sappiamo che quando decidiamo di comprare una cosa online, molto probabilmente c'è un modello predittivo che quell'acquisto lo aveva già anticipato, e molto probabilmente se era un libro, quel libro è già più vicino a dove deve essere per avere la mia consegna. E questo sta entrando, non è AI, ma sono sicuramente modelli predittivi che imparano da soli, ok? Quindi che vedono se Matteo ha smesso di leggere di economia, adesso è andato in pensione e legge solo di sport, quindi non ordinate più libri di economia, il modello lo capisce, vede che sono andato in pensione e si adatta. La chiamiamo AI? Forse sì. Noi stiamo aprendo un piccolo centro, cioè nemmeno tanto piccolo, un centro di distribuzione in Campania, dove a tutti coloro che ordinano determinati oggetti, che sono circa 1500 come categorie merceologiche, entro le 12:30 noi glieli consegneremo entro il pomeriggio stesso con veicoli green. Perché glieli possiamo consegnare il giorno stesso? Perché sono già lì. Perché sono già lì? Perché noi abbiamo previsto che in quella zona quelli saranno i 1500 oggetti più probabili, no? E quindi capite che comprare una cosa online alle 12:30 e averla consegnata a casa alle 3 da un veicolo elettrico è sicuramente, no, un bel servizio, che infatti sia i colleghi di Amazon che altri ci stanno chiedendo. Un'altra applicazione interessante che è in via di lancio, e poi credo, insomma, non so quanto tempo. Va bene, qua il concetto è diverso. Bianca si ricorderà che noi siamo arrivati, io sono arrivato anche dopo di lei, Poste ha dei verticali importanti di app e di siti web per i nostri prodotti. Noi siamo una grande azienda di pagamenti, siamo una grande azienda di risparmio, no? Il risparmio postale, le polizze vita, grazie al grande lavoro fatto negli anni sempre dalla Presidente.
Facciamo ovviamente logistica, e però come in tutte le aziende, per chi di voi ha un minimo di esperienza, si creano inevitabilmente dei silos, no? Cioè io faccio banca e quindi mi occupo che i prodotti bancari vadano bene, quindi ho la mia app, ho il mio sito e vado avanti, io faccio pagamenti, cioè. Allora, qualche anno fa abbiamo detto: alla fine quello che conta è il servizio che diamo al cliente, e al cliente ovviamente i silos non fanno bene, anzi. Quindi creiamo quella che abbiamo chiamato una one app, super app, e che esiste già, è già attiva, e da qui, diciamo, a metà, massimo alla fine dell'anno prossimo, chiuderemo tutte le altre. Cioè è in corso fase 1, che è conclusa, il processo di abilitazione di tutti i servizi delle singole app sulla nuova app. Settembre 2024 tutti i servizi che ci sono oggi su un'app di Poste saranno anche usufruibili dalla One App. Da settembre 2024 parte la migrazione dei clienti, cioè sei un cliente di un'app di Poste di pagamenti, piano piano quei clienti smetteranno di utilizzare l'app di Poste pagamenti, ma useranno la One App. Cosa rischiosissima, perché no? Clienti che sono abituati da anni. Quindi, uno, per dare un miglior servizio, due, per migliorare le percentuali di transizione o di minimizzare il numero di clienti che perdiamo nel tragitto, abbiamo deciso di fare un'app che grazie agli algoritmi e all'intelligenza artificiale si riconfigura. Quindi tu ti fai l'update classico che c'hai, no? Quando un'app deve essere aggiornata, scarichi la nuova app, in pre-login l'app è la stessa per tutti perché non conosce l'utente. Fai il login, che può essere fatto tranquillamente anche con riconoscimento facciale, col telefonino. In post login, simsalabim, quell'app cambia completamente pelle. Quindi se eri uno che usava pagamenti, boom, diventa un'app che al 70-80% ti fa vedere i pagamenti. Perché tu, 10 anni che usi quella, non voglio toglierti le buone abitudini, però è chiaro che a questo punto, una volta che tu sei dentro in post login e ho tutte le informazioni, non solo posso darti il miglior servizio per quello che hai già stabile nella tua interazione con Poste, ma mi si apre un mondo infinito di proposte che ti posso fare, perché ho i dati, sei su quella singola app e comincio a dire: guarda, sei un grande utilizzatore delle nostre carte PostePay, ce n'hai 5, c'hai la somma di saldi di X migliaia di euro, ma non ti vuoi aprire un libretto postale? Clicca qui e metti un po' di soldi in risparmio. E questo cos'è? AI? No, è utilizzare gli algoritmi per fare bene il proprio mestiere e dare un buon servizio ai nostri clienti. Quindi questa è come se fosse, noi abbiamo 35 milioni di app scaricate, diventeranno in post login 35 milioni di app tecnicamente diverse. Potremo cambiare la dimensione dei caratteri per chi li vuole più grandi, vediamo che no, li cambia da solo. Quindi questo credo che sia un buon utilizzo significativo e illuminante di cosa facciamo. Qua invece l'utilizzo dei dati, quindi ho fatto degli esempi semplici, però ci sono ovviamente, dal nostro punto di vista, siamo esposti a tutte le regole di disclosure, trasparenza, privacy che distinguono tutti i servizi anche finanziari che facciamo e tutte le attività anche di investimento in ambito MiFID. È chiaro che questa complessità non è una complessità che riguarda soltanto Poste, ma che riguarda tutti gli operatori nei servizi finanziari, e questo, tutto sommato, se usi bene i dati e c'hai delle interfacce corrette, è
che funzionano bene diventa un vantaggio competitivo, perché chiaramente questi sono investimenti importanti che fai sulla tecnologia che non tutti gli operatori finanziari possono fare sulla stessa scala. Quindi noi abbiamo fatto sviluppato per esempio in termini di antifrode dei modelli che mettono insieme i comportamenti dell'individuo, quindi ciascuno di noi tipicamente con le proprie carte o con i propri movimenti finanziari ha dei pattern abbastanza ripetitivi. Quando esci dal pattern si crea immediatamente un alert. E questo, il pattern ovviamente riguarda il conto corrente, come riguarda l'utilizzo della carta, e erano mondi separati. Li metti insieme, osservi il pattern, quindi un cliente che prima pagava con la carta di debito legata al conto e poi decide di usare una prepagata, non, lo devi trattare nella stessa maniera, ovviamente, perché ha semplicemente cambiato un'abitudine, ma sempre lui è. Se comincia a comprare delle categorie merceologiche completamente, diciamo, nuove e strane, lo blocchiamo. Noi abbiamo riportato dentro l'azienda attività di, appunto, controllo, antifrode, applicando questi modelli un po' di anni fa, e abbiamo avuto dei risparmi significativi nei contratti che davamo fuori, ma soprattutto si è ridotta drasticamente la percentuale delle frodi, perché quando vediamo qualcosa che non funziona andiamo dal cliente e riusciamo a bloccare. Un'altra applicazione interessante è in ambito di Copilot, quindi negli uffici postali ci sono delle stime, non vi dico le percentuali, ma noi pensiamo di mettere a disposizione dei nostri consulenti dei semplici dashboard che, una volta che loro hanno il cliente accanto, quindi ci sono nel sistema tutte le informazioni residenti sul cliente, ovviamente il computer sa chi è il consulente, anche quali sono i prodotti del momento, le competenze eccetera eccetera, e gli fa subito una messaggistica intelligente su qual è la prossima cosa da dire a quel cliente e quale modulistica gli salva, quale cosa gli può stampare, se la vuole guardare a casa, se la vuole studiare, se la vuole far vedere alla moglie o al marito. E questo, abbiamo fatto delle stime, ci farà risparmiare moltissimo tempo dei consulenti, che vuol dire ovviamente noi col progetto Polis, e non solo, abbiamo fatto dell'inclusione digitale, ve lo spiegavo prima, quello che è diventato il nostro, questo è un motto che piace tanto giustamente al nostro centro studi, quando dice l'inclusione digitale è il nostro nuovo servizio universale, no? Perché se prima il servizio universale era, ed è legalmente, il diritto di ogni cittadino di ricevere e di poter inviare la posta e i pacchi fino a un certo peso con determinati livelli di servizio, quindi minimo numero di giorni per ricevere quella posta e quel pacco, quello era il servizio universale, quindi il servizio di interesse economico generale al quale qualsiasi cittadino ha diritto. Forse oggi, se noi qui che abbiamo, no, uno spaccato, chiediamo: ma secondo voi è più importante il servizio di interesse economico generale di continuare a consegnare la posta nei tempi o il servizio di interesse economico generale di dare a tutti i cittadini l'inclusione digitale? Io credo che avremmo forse più alzate di mano per il secondo, perché comunque se il servizio universale è trovarvi perché vi consegniamo la multa o vi consegniamo un atto di giudiziario, non ci avete bisogno del servizio, noi vi troviamo. Il problema è il vostro diritto, cioè il diritto nostro di cittadini di poter mandare qualcosa, ma
è un diritto così importante, lo esercitiamo così tanto, pensiamo che se non lo garantisce lo Stato non ci sia più? Forse non c'è, magari con i 3 giorni, tra virgolette, teorici della consegna che, no, Poste dovrebbe rispettare per prodotti veloci, ma al di là di questo io credo che chi ha interesse a mandare un contratto importante usi dei corrieri, chi, no, chi c'è la PEC, quindi se ci si chiedesse veramente in maniera sincera e profonda, è più servizio universale garantire la possibilità di inviare qualcosa o di non essere vittime del digital divide? Io credo che i cittadini hanno più diritto di non essere vittime del digital divide, quindi su questo noi ci, l'ho detto prima, ci teniamo tanto e continueremo a investire. Volevo anche darvi un po' di dati un po' preoccupanti, perché non è tutto rose e fiori. Il mercato è in grandissima crescita, lo vedete a sinistra, qui ci sono AI software, servizi, quelli che crescono di più ovviamente il software, e siamo ancora, attenzione, in una fase preliminare, cioè quello che sta succedendo. Allora, l'esempio, la metafora che mi sono fatto io un annetto fa in testa per quello che sta succedendo è come se ciascuna azienda o ciascun operatore fosse attivo in un determinato sport. Quindi ci sono loro che giocano a calcio, loro giocano a pallavolo e la giocano a golf. Arriva l'intelligenza artificiale che sono dei grandi giocatori, sono dei robot che sanno giocare a calcio. Il problema è che una cosa è insegnare un robot a giocare a calcio, una cosa è insegnare un robot a giocare a pallavolo. Quindi i grandi modelli di intelligenza artificiale è come se fossero dei robot crudi e appena nati, ma devono essere allenati e formati. E quindi voi, Stefano, che siete quelli che portano avanti il calcio, vi do il robot e gli insegnate le regole del fuorigioco, non si prende la palla con le mani, e lo fate allenare continuamente facendogli fare partite su partite, e poi quel robot è pronto per scendere in campo e dare un contributo a quella squadra come centravanti. Lo stesso robot lo diamo, no, a chi gioca a pallavolo, gli deve insegnare delle cose diverse. Quindi oggi noi siamo, ovviamente poi ci sono dei robot che invece non devono fare sport, devono fare altre cose, ci hanno configurazioni, ci hanno maniere di essere costruiti e di funzionare diverse da quelle che sono magari più muscolari di chi deve fare sport, per usare l'analogia. Siamo, attenzione, alla fase di training dei robot. Non sono in campo i robot oggi. Quindi tutto quello che ci darà questo mondo ancora non l'abbiamo visto, però abbiamo già visto purtroppo degli incidenti, perché come sapete purtroppo vengono rubati i dati, vengono rubate le identità. Quindi siamo fieri che la comunità europea e soprattutto, insomma, l'Unione Europea si stia muovendo prima degli altri su temi che non funzionano. Ne cito alcuni. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è purtroppo ancora concentrata nelle aziende che fanno tecnologia, e questo chiaramente non è positivo. È sicuramente ancora disomogenea come applicazione tra aziende e settori. L'equilibrio tra l'uso dell'AI che potenzia l'uomo e quello che lo sostituisce è ancora incerto, e su questo nessuno ci può dare garanzie.
ci sono in questa slide degli incidenti legati all'utilizzo malevolo della, dell'intelligenza artificiale. Questo crea costi economici e di welfare per tutta la, per tutto il sistema, e potenzialmente ne può ostacolare anche lo sviluppo. Chiaramente chi la utilizza in ambito non regolamentato può alla fine mettere quasi a rischio lo sviluppo, perché poi sono aziende che, se trovano dei regolatori nei propri paesi che non approvano l'utilizzo diciamo non idoneo, rischiano di bloccare il fisiologico e positivo sviluppo del, dell'intelligenza artificiale stessa. Bisogna continuare a lavorare sulle policy, priorità più immediate secondo noi sono garanzia della concorrenza sul mercato e accesso più ampio possibile all'intelligenza artificiale, preservando nel contempo gli incentivi all'innovazione. Le conseguenze delle AI sullo spiazzamento dei posti di lavoro e sulla disuguaglianza richiedono anche un'azione tempestiva in materia di formazione, istruzione e misure redistributive. Ci sono i temi legati, avete visto, ai pregiudizi e alla disinformazione, cioè questi modelli riprendono i pregiudizi delle comunità e finiscono poi per amplificarli. Dobbiamo ideare meccanismi di governance in grado di far fronte a miglioramenti rapidi e imprevedibili che questi modelli ci permettono, perché poi chi ti fornisce il modello, chi ti ha dato quell'atleta che ha fatto il training, poi responsabilità su che tipo di partita va a fare quell'atleta, ovviamente state tranquilli che nei vari contratti che vai a firmare non se ne prende. Quindi direi ambito molto stimolante. Concludo con una serie di link che poi vi facciamo avere, oltre a quello della The Quickest Revolution, che è un libro che ho trovato molto interessante, ma non possiamo considerare l'AI come se fosse una specie di pietra filosofale che tramuterà tutto in positivo e in oro. Non è assolutamente così. Sicuramente non c'è nell'AI la missione embedded di creare coesione sociale e sviluppo sociale nel paese, non è dentro a, diciamo, i criteri che vengono dati a questi atleti prima di farli allenare. Sì, c'è un suggerimento interessante, c'è il link al nostro assistente digitale, che è una specie di mascotte tecnologica per favorire quella connessione tra tecnologie e cittadini italiani, quindi testateci, e mi suggerivano in chiusura: e vi invito nel proseguo dei vostri studi a seguire come una specie di co-pilot istituzionale quello che faremo a Poste Italiane nei prossimi mesi e anni. Cioè fateci voi, marcateci voi Stretti come co-pilot e vediamo se riusciamo a portare avanti questo obiettivo di inclusione digitale che credo sia fondamentale per la nostra società. Grazie.